DNA al bronzo da 4 generazioni in una fonderia dove da 100 anni passa l'arte italiana. Per la famiglia del giudice, fusione quasi innata. Sarà perché l'ambiente con i suoi fuochi e i suoi fumi rievoca atmosfere di altri tempi. Sarà perché vedere un gruppo di famiglia impegnato come una persona sola a ideare, organizzare e portare a termine un lavoro complesso non è cosa di tutti i giorni. Fatto sta che una scena come questa cattura l'occhio e la memoria. Aria di bottega antica nella fonderia del giudice a Strada Inchianti. Un laboratorio dove da 4 generazioni la stessa famiglia è impegnata a fare le stesse cose, opere d'arte, bronzi di tutti gli stili, le forme, le dimensioni. Questi che vediamo all'opera sono Leonardo, sua moglie Rossana, il figlio Giacomo, anche lui con la moglie Laura, e la figlia Sara. Come in tutte le botteghe, e specialmente quelle toscane, l'autorità del capo va conquistata sul campo. Rispetto certo, ma anche dialettica continua. I padri fanno il loro mestiere, trasmettono esperienza, e i figli fanno il loro, propongono, innovano. Le discussioni sono all'ordine del giorno. C'è una generazione di differenza e quindi non sempre collimano modi di pensare, però è giusto che ci sia questa discussione, perché noi, diciamo tra virgolette, ad una certa età si impara da quello che dicono loro e loro dovrebbero imparare e fare tesoro di quello che si dice noi. Ma qui le regole sono precise, fatte di fuoco e di metallo. La magia della materia che si trasforma, l'abilità di modellare la cera da cui si ricava il calco in gesso, che poi viene impacchettato come un pesce al cartoccio, cucinato a temperature infernali. Un regista giapponese, con raro sprezzo delle distanze, ci ha rimesso la telecamera. Il vetro dell'obiettivo è saltato come un tappo di spumante. Si costruisce per distruggere, si distrugge per costruire. La delicatezza del tocco per modellare, la brutalità del maglio per spezzare la camicia di materiale refrattario. E la creatura che esce, sporca, come un bambino appena nato. Va liberata dalle scorie e dalle colate, cioè dai tubicini che scaricano la cera quando il calore la fonde e lascia il posto al bronzo. Va pulita, levigata, lucidata. Allineato lungo il ballatoio che si affaccia sul laboratorio c'è un vero e proprio museo, l'album di famiglia. I gessi di 4 generazioni che raccontano la storia dell'arte vista dalla fonderia della famiglia del giudice. Il neoclassico celebrativo dell'Ottocento, il Liberty, il Déco, fino all'informale e all'astratto. Epoche e artisti che ti guardano con le loro opere, ricordi di famiglia che diventano patrimonio di tutti. Qui gli artisti che riempiono le cronache dell'arte, le case di pochi e le piazze di tutti vengono chiamati per nome. Gli omini di Roberto Barni, per esempio, vanno e vengono come attori che si preparano per una prima. A forza di frequentare gli artisti, artisti si diventa, come Giacomo e Sara. Si sperimenta per innovare, ma con le radici ben piantate nella tradizione e nel mestiere. E poi anche un po' d'orgoglio personale, perché intraprendere un'attività così non è una cosa semplicissima e non è neanche una cosa che ti possa dare delle certezze matematiche. È soltanto un grande impegno, una gran voglia di fare e svegliarsi la mattina contenti di andare a lavorare. Il lavoro della fonderia mi ha sempre affascinato, perché ho sempre visto questo lavoro come una sorta di magia, di alchimia, questo trasformare la materia, queste sapienti mani che trasformano e che lavorano, mi hanno affascinato tanto. E sono rimasta invischiata in questa cosa perché veramente la sento come una passione vera e propria, cioè casa mia. Il fuoco che trasforma la materia che diventa forma. Il gesto preciso, distillato da secoli e secoli di esperienza. Il gusto di fare e di fare bene. Il lavoro, insomma, la sua forza, la sua qualità, se ne parla tanto e dappertutto. Chi vuol vederlo in diretta può fare un salto qui, senza avvicinarsi troppo. Con il fuoco non si scherza e con l'arte nemmeno.